O re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato ai ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimane con Elisabetta 3 mesi e poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Siamo lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, per voi che venerate Maria, possiamo dire che questo luogo, e quando dico questo luogo penso alle persone che vengono qui, io credo da nessun'altra parte venerano Madre Celeste. È già da qualche decennio, questo è confessionale del mondo. Milioni di persone sono passati qui riconciliandosi con Dio, che è una cosa molto importante. Allora hanno ritrovato la pace e poi l'hanno portato nel loro cuore fino alle persone che Dio ha mandato a loro. Perciò la venerazione della Madre di Dio è molto radicata non solo nel nostro popolo croato, ma anche in diversi altri popoli, e sono rari fedeli che in modo particolare non venerano nostra Madre Celeste. E quando guardate, Maria è oggetto di espressione nel modo religioso ma anche culturale. È così vicina, non solo perché è una madre, ma per suo ruolo salvifico nella storia di salvezza. Dio l'ha scelta. Secondo quali criteri? Noi non sappiamo, lo sa Dio. L'ha scelta per portare Gesù in questo mondo, per accompagnarlo sulla terra, ma anche nell'eternità. Perciò, cari fedeli, venerare e amare Maria significa amare la volontà del Signore nella storia della salvezza. Sì, lei è una donna umile, ma nello stesso momento è consapevole della sua scelta. Abbiamo sentito poco fa nel Vangelo come da lei esce un Magnificat così forte. Magnificat a quel Signore che ha guardato l'umiltà della sua serva, e lei annuncia sua gloria nella Chiesa.
non senza motivo. Ecco, anche noi già diversi anni la veneriamo in modo particolare, anche qui e in diverse parti del mondo. Ecco, in questo Magnificat, cari fedeli, noi vediamo l'espressione della fede di Maria fino alla sua venuta alla cugina Elisabetta. Praticamente da nessuna parte la troviamo, perché lei stava zitta, ma non stava zitta perché non aveva cosa da dire, ma perché lei aspettava l'ispirazione dello Spirito Santo per dire quello che ha in sé. Il suo incontro con Angelo probabilmente non ha condiviso con nessuno. È solo nell'incontro con Elisabetta il suo cuore si apre e fa questo Magnificat. Cosa possiamo vedere qui, cari fedeli? Qui possiamo vedere come attraverso Maria parla lo Spirito del Signore. E io direi che noi di questo dobbiamo parlare, perché Spirito Santo usa le persone. Usa prima di tutto i santi, ma soprattutto attraverso Maria. E Maria in qualche modo è la dimora, lo Spirito Santo. Lei è beata. Perché? Perché era in continuo legame e unione con Dio. E su di Maria si vede la bontà del Signore, amore, misericordia. E io direi tanti altri doni del Signore. Perché? Perché lei vive in Dio, per Dio. E io direi, è prima che ha aperto il suo cuore all'ispirazione del cielo. Cari fedeli, Dio sempre guarda piccoli. Si dice che Dio può operare solo attraverso umili, perché i superbi sono sufficienti a loro stessi, mentre umili sempre aspettano qualcosa dall'alto. Perciò Dio guarda questi piccoli, umili, poveri. È Dio, che è grande, diventa loro amico. È quello che è molto importante quando pensiamo a Maria. Io direi che Dio non ha mai guardato in modo così profondo come ha guardato Maria. E Maria ha provato, possiamo dire veramente, la potenza del Signore, sua grandezza. Lei ha sentito questo nella sua vita, è chiaro. Questo si deve dire al mondo. Io credo che questo è presente, ecco, anche qui in questo luogo dove noi ci troviamo, qui a Međugorje. Cosa è importante per Maria? Per Maria la parola di Dio era il luogo della dimora, cioè a casa. È quello che abbiamo sentito poco fa, magnifica, solo ci testimonia come Maria ha vissuto della parola e per la parola. Cari fedeli, chi collabora con Dio, chi pensa con Dio, lui è illuminato dalla verità e lui è unico che è sulla via retta. Chi parla con Dio, chiaro. Noi sappiamo che la preghiera è dialogo con Dio. Lui ha la chiarezza e vede le cose così come sono. E questi sono pieni della potenza divina e loro diventano coraggiosi testimoni del bene nel mondo o del Signore nel mondo. Il fatto, cari fedeli, che il futuro per noi è sconosciuto, sì. Il futuro in qualche modo è un mistero, al quale andiamo all'incontro, ma in questo mistero al quale andiamo all'incontro è conosciuta una cosa. Cosa? In esso è Dio, perciò il nostro futuro non è un caso, non sono solo certe circostanze o quello che dicono alcuni un destino. No, è un piano che Padre Celeste ha con ogni uomo qui sulla terra, con me, con te. E Dio semplicemente vuole collaborare con Dio. Perché?
perché questo mondo, mondo creato, non è finito. Chi dovrebbe finirlo? È l'uomo, noi. Noi siamo quelli che con la nostra attività dobbiamo perfezionarlo. Allora dobbiamo collaborare questa opera per il Signore. Ma vediamo che questo non va sempre bene. Troppo spesso io direi che l'uomo avvelena questa terra. Terra che è stata data dal Signore per governarla. Per noi non abbiamo le riserve, abbiamo solo questa terra. E noi la avveleniamo troppo. E come l'uomo questo non va proprio di mano, allora Dio decide, manda suo figlio, sua venuta, Natale suo, celebriamo tra poco, non è solo una casualità. Perché viene Dio all'uomo? Viene per fargli vedere come lui è, ma nello stesso momento per far vedere come noi dovremmo essere secondo l'intenzione del Signore. Allora è venuto a portarci la vita divina. Come viene? Viene attraverso una donna, attraverso Maria. Allora lo spirito divino è il grembo di una donna, ha la stessa opera. Dio attraverso lo spirito ci dona sua realtà divina, e noi attraverso Maria a Dio doniamo nostra realtà umana. E io direi, questo è un scambio fantastico delle realtà umane e divine. Cosa è importante per Maria? Maria parla insieme a noi. A cosa ci invita? Non ci invita mai a sé. Lei sempre ci porta al suo figlio, alla sua parola. È lei quella che ci invita a conoscere la parola di Dio. Allora ci invita alla vita con Dio e con sua parola. Solo parola di Dio può illuminare e chiarire la via del Signore. Perché come si fa a vedere Dio? Attraverso la parola, come anche noi uomini. Ma Dio è diverso da noi. Come è diverso? Nella povertà lui ha annunciato sua ricchezza e nella piccolezza sua grandezza. Così Dio opera. Chi non capisce questo non capisce nemmeno cosa vuol dire venerare Maria. Cari fedeli, cosa vuole dirci Magnifica di Maria? Come Maria e Elisabetta avevano i suoi ruoli nella intenzione divina, anche noi, cari fedeli, abbiamo un ruolo molto importante che Dio ci ha preparato, a ciascuno secondo sua misura. Sull'esempio di Maria noi possiamo vedere allora come Dio vuole avvolgere mia e tua vita, perché lui attraverso noi vuole fare grandi cose qui sulla terra e nella vita. E Magnifica di Maria ci fa scoprire un'altra cosa, ci fa scoprire il ruolo della donna nella creazione di un mondo nuovo, giusto. Maria è anche l'immagine di una chiesa attiva. Maria non è disparte, in isolazione, ma lei è una donna attiva nella vita della prima chiesa. Cosa significa questo? Allora lei è immersa nei problemi di questo mondo e lavora in modo attivo per risolvere questi problemi. Lei diventa a noi vicina. Per che cosa? Per tutto, perché tutto è importante. Guardate Dio, nella storia di salvezza al suo popolo spesso si è realizzato attraverso le mani delle deboli, delle donne deboli, che noi magari non guardiamo nemmeno. Se leggiamo l'Antico Testamento, ricordiamoci di Giuditta, Esther, Deborah. Questo Magnifica di Maria possiamo dire liberamente, come anche il discorso di Gesù sul monte, in qualche modo un canto di protesta,
ma piena di vita, di movimento, perché io direi la gioia di Maria è stata portata nella sua vita anche la speranza. In che modo? La gioia per la salvezza iniziata nel suo figlio, nel suo Salvatore Gesù Cristo, la speranza nella definitiva vittoria del regno di Dio, della pace e amore. Cari fedeli, Maria in modo eccezionale con la fede ci fa vedere come il regno di Dio, il regno di pace, di amore, è già in mezzo a noi. Ma lei nello stesso momento fa vedere anche un protesta. Protesta contro cosa? Contro tutte le ingiustizie e disordine di questo mondo. Lei non chiude gli occhi per questo. Lei si fa vedere come costruttore di un mondo nuovo. Lei è quella che lotta per giustizia, per liberare oppressi. Lei è quello che lotta per amore, per aiutare bisognosi. Lei fa vedere un vero amore qui sulla terra, e in questo amore deve nascere Gesù Cristo. Il suo Natale, cari fedeli, celebriamo tra poco. Come nasce Gesù? Nasce nel cuore degli uomini per la potenza dello Spirito Santo. Lui vuole nascere in ciascuno di noi per diventare la nostra realtà e realtà di questo mondo. Lui vuole attraverso noi realizzare il suo mondo qui sulla terra. Serve tornare a Dio, così che il suo sguardo si ferma su ciascuno di noi, come è avvenuto con Maria. Il suo ruolo nella Chiesa è immenso. Sua presenza nella prima Chiesa dopo la Pentecoste come Madre di Dio con quegli 11 apostoli spaventati non è solo una cosa che noi leggiamo nella Sacra Scrittura. Questo non è qualcosa che appartiene al passato, no. Lei insieme agli apostoli, insieme al suo figlio, condivide la missione, testimonia la presenza di Gesù nella Chiesa in tutti i tempi. Allora è difficile parlare della Chiesa se in essa non è presente Maria, Madre del Signore. Cari fedeli, noi abbiamo Maria come Madre della Chiesa, ma abbiamo anche la come Madre di ogni uomo. Possiamo liberamente dire, perché lei dire che lei è il ponte che lega il cielo e la terra. Ecco. La sua intercessione sempre ci protegga, e per sua intercessione possiamo arrivare al suo figlio, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Questi giorni che si stanno per avvicinare, questi giorni prima di Natale, per noi diventano un momento nel quale possiamo fare di tutto come uomini, come cristiani, finché Gesù nasca e viva in ciascuno di noi. Che sia così. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.